Al culmine della glaciazione, il paesaggio tra il Lago Maggiore e la zona dove oggi sorge Varese è una landa fredda e isolata. Il territorio è cosparso di laghi e torbiere, mentre la vegetazione fatica a crescere a causa di venti gelidi e forti. Con la fine della glaciazione e lo scioglimento dei ghiacci, i corsi d'acqua si depositano. Nuove foreste coprono tutta l'area e la vegetazione inizia a prendere il sopravvento. Il clima mite favorisce la crescita di montagne, salici e pioggi sulle sponde dei laghi e delle torbiere. Le colline si popolano di boschi di querce e abeteniali, un'importante risorsa per l'uomo e l'ultimo che richiede questi tipi di legname i più adatti per costruire capanne sulle sponde del lago o sulla terraferma. Talvolta un fulmine o l'intervento dell'uomo causa piccoli incendi, ma il paesaggio non si modifica mai radicalmente. Terre difficili da trasformare, ma potenzialmente ricchissime per i primi gruppi familiari che si insediano lungo le sponde del lago. Nuove piante da coltivare, torbiere per il pasto, abbondanza di animali per la caccia e la pesca, ma anche nocciole, frutti di bosco, mele e pere selvatiche, che offrono importanti risorse per il sostentamento dell'uomo. L'intervento dell'uomo comincia a produrre le prime modificazioni della vegetazione. I campi coltivati sostituiscono il bosco. Il taglio della legna rende più luminoso e accessibile il sottobosco, dove vengono lasciati gli animali a pascolare. Un processo di crescita e trasformazione lungo e articolato, di cui noi siamo uno degli attori principali, e che ci vede impegnati alla ricerca di un equilibrio tra la natura e l'uomo. Ricostruire l'ambiente del passato e capire che si è modificato nel corso dei tempi ci permette di comprendere i cambiamenti attualmente in atto. L'isolino Virginia e gli altri insediamenti palmiticoli sono scritti di memorie che devono essere tutelati e studiati per conoscere il nostro passato e progettare al meglio il nostro futuro.